Giuseppe Giulietti di Articolo 21. E siamo qui non solo per dichiarare solidarietà a coloro che sono stati massacrati, ma anche per difendere il diritto alla satira, alla libertà di espressione, tra l'altro di una redazione che quando era in vita, quando molti di loro erano in vita, non era amata, perché erano davvero persone libere, pronte a criticare chiunque. Del resto la satira non può avere dei dogmi, la satira esiste se è libera. Li hanno colpiti proprio per la loro appassionato amore per la libertà. E poi siamo qui anche per respingere però il tentativo di dire che tutto il mondo musulmano è fatto da terroristi. Questa è una bestialità. Chi ha ammazzato a Parigi in primo luogo è nemico di quei milioni di musulmani che vogliono vivere in pace. Guai a creare un clima da guerre di religioni, a invocare la pena di morte, a scherzare. Chi sta seminando i pozzi in questo momento, alimentando l'odio e il veleno, sta mettendo a rischio la libertà e la sicurezza di tutti. Grazie. Noi registriamo che non c'è l'ONU, non c'è più comunità europea con una politica estera forte, non c'è una volontà di risolvere tutti i conflitti aperti dopo la primavera araba. Abbiamo avvertito subito, la primavera araba, i primi giorni era importante portare democrazia e libertà, ma se noi lasciamo i nostri giovani da soli a combattere senza un sostegno della comunità europea, senza il sostegno dell'ONU, io vorrei sapere dove sta l'ONU, dove sta la comunità europea. Non bisogna solo dire a noi tutti i giorni, mi dicono, come comunità del mondo arabo dovete fare di più. Noi siamo disponibili, siamo in piazza, diciamo la nostra, ma abbiamo bisogno della comunità europea, abbiamo bisogno dell'ONU, abbiamo bisogno anche della Lega Araba nostra, di fare una squadra di gioco insieme tutti quanti per combattere questi estremisti che loro per fortuna non hanno seguito tra il mondo, nel mondo arabo. E io sono stato in Tunisia 2 mesi fa con la Lega Araba per creare soluzioni all'immigrazione clandestina, all'immigrazione irregolare. Abbiamo visto tanti giovani vanno in Siria a combattere dalla Tunisia, dalla Libia. Finché non si risolve la questione libica non sarà pace in Europa, finché non si risolve la questione tunisina, egiziana, siriana, palestinese. Per questo la comunità europea deve risolvere le questioni aperte, non deve lasciare alibi a questi estremisti, a questi criminali, a questi che hanno ammazzato anche islamici, hanno ammazzato anche un pilota giordano, hanno ammazzato anche quel soldato musulmano che hanno finito per ultimo. E ci dispiace molto, siamo molto vicini. Solo io come italiano di origine araba sono molto tranquillo per l'Italia, perché l'Italia non ha questi rischi che ha la Francia o ha altri paesi, perché l'immigrazione è molto recente. Ma noi avvertiamo, non dobbiamo creare i ghetti che stanno in Francia, non si devono trovare i ghetti dove ci sono solo i marocchini da una parte, gli algerini da una parte, i nordafricani da una parte. Deve essere una società globalizzata. Io lo vedo anche come presidente dell'associazione medici di origine straniera in Italia, che curiamo gli immigrati e curiamo tutte le problematiche sociali. Bisogna essere decisi e determinati per due: combattere il terrorismo, ma salvaguardare la convivenza pacifica, fare una legge di immigrazione nuova e aggiornarla alle esigenze di oggi. Non si può trattare l'immigrazione con sicurezza e terrorismo solo quando abbiamo un incidente o un attentato così grave da condannare. Per questo il mio appello al Presidente del Consiglio Renzi di mettere in agenda una soluzione politica, perché questa è una questione politica, non è una questione religiosa. Come noi dialoghiamo con i nostri fratelli ebrei, con i nostri fratelli cristiani, con i nostri fratelli di tutte le religioni, affinché troviamo una soluzione. Questo è il vero Islam. Tramite i giornali noi vogliamo dire questo: se la nostra voce moderata viene soffocata da estremisti, non sarà soluzione pacifica. Anche voi fare della vostra parte. Come? Anche voi farete la vostra parte. Noi stiamo facendo la nostra parte. Io lancio oggi una manifestazione veglia, silenziosa. Non solo musulmani e arabi da soli, non dovete lasciarci in mano a Salvini o a qualcuno che vuole solo scendere in piazza a fare manifestazioni contro
gli arabi contro i musulmani. Dobbiamo essere tutti quanti insieme, musulmani, cristiani, ebrei, i partiti politici senza le loro bandiere, perché i partiti politici hanno creato un voto. Se questi estremisti sono nati in Iraq, in Siria, perché c'è un voto politico lì. Bisogna ritornare a fare la politica, una politica estera forte, e questo l'ho ribadito ieri ai telegiornali, anche nelle interviste internazionali. Io sono fiducioso che l'Italia possa fare una parte importante, ma anche un esempio di convivenza pacifica, perché in Francia già c'erano tanti segnali della seconda generazione. Io chiedo a tutti, quando io dissi un anno fa tramite l'ANSA, ci sono 50 italiani che combattono in Siria, è andata su tutti i telegiornali, perché non è stato approfondito, perché non è stato analizzato il fenomeno, perché tanti italiani giovani vengono pagati e vanno in Siria? Chi deve rispondere? Io questo lancio l'ho fatto con l'ANSA, chiesto proprio dall'ANSA. Perché non è nessuno approfondito questo argomento? Può ripetere il suo nome? Suo nome e cognome, sì. Professor Fouad Aoudi, presidente della comunità del mondo arabo in Italia e dell'associazione medici di origine straniera in Italia. È un attacco a quello che c'è di meglio in noi, l'intelletto, la libertà, il coraggio morale, l'ironia. Abbiamo perso tutti un pezzo di libertà, al di là del dolore per le persone trucidate. Grazie. Io sono una giornalista, non sono una disegnatrice, io sono una giornalista. Ma certamente è stato colpito il cuore della Francia ed è il cuore di tutti noi, la libertà di espressione, la libertà di satira, che in Francia è qualcosa di assolutamente sacro. E soprattutto per ribadire che queste sono le nostre armi, quelle dell'illuminismo, la parola, la scrittura, il racconto e la condivisione. Grazie. Musiche féroce soldats, il vient jusque dans nos bras, égorger nos filles et nos compagnes. Aux armes citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, car sangue pur. Abrevi nos sillons, aux armes citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, car sangue pur, abrevi nos sillons. Non possiamo non reagire immediatamente, è una violenza inaccettabile, ha colpito anche dei giornalisti coraggiosissimi che hanno sempre lottato per la verità contro tutte le religioni, tra l'altro contro tutti i fanatismi, non quello solo fondamentalista islamista. E una parte di noi anche, no? La Charlie Hebdo era il giornale che leggevamo tutti, ma al di là di Charlie Hebdo ci sentiamo colpiti al cuore, come se è inaccettabile quello che è successo. Credo che siamo tutti qua per rifiutare la violenza e reagire con la non violenza a quello che purtroppo si sta profilando come una minaccia reale. Erano giornalisti che usavano le matite per difendere la libertà, e cosa c'è di più non violento che un disegno? Fa pensare tra l'altro ai disegni dei bambini. E nel film di Sissako, Timbuktu, quel cineasta maliano visionario aveva descritto questo impatto del jihadismo sul vivere, sulla cultura, sulla violenza imposto al semplice voler suonare, cantare, vivere e esprimersi.
questo nel film c'era già tutto e credo che è interessante vederlo per capire la violenza insita nel fondamentalismo religioso. Grazie. Grazie.